La presenza di Padre Pio davvero ha significato tanto su diversi livelli, ma in questo momento mi piace sottolineare ulteriormente quanto già ha detto Monsignor D'Ambrosio. Padre Pio, quando è arrivato qui a San Giovanni Rotondo, c'era davvero poco. Questo conventino si trovava, ecco, su questa parte più alta della città di San Giovanni Rotondo, e non c'era nulla qui intorno. Oggi per noi è difficile immaginare come poteva essere qui intorno al convento di San Giovanni Rotondo più di 100 anni fa. È avvenuto sicuramente un grande miracolo con la presenza di Padre Pio, ma la cosa che mi piace, ecco, considerare questa sera insieme con voi è proprio la grande fede e la grande volontà di abbandono al disegno di Dio da parte di Padre Pio. Oggi il Vangelo si chiudeva proprio con una espressione significativa anche per noi oggi. Gesù ci ha detto che il dono dello Spirito non viene negato a chi glielo chiede. E Padre Pio, accogliendo il dono dello Spirito, è diventato davvero un mezzo straordinario nelle mani di Dio. Quanto più egli cercava il nascondimento, fuggiva il clamore, tanto più il Signore l'ha posto proprio come un segno luminoso su questo monte. Quanta gente è salita qui a San Giovanni Rotondo in tutti questi anni. Quanta gente ha visto in Padre Pio una possibilità nella sua vita, attraverso i suoi consigli, attraverso la sua intercessione. Quante lacrime avrà visto Padre Pio scendere dagli occhi dei fedeli, dei penitenti che si avvicinavano a lui. E Padre Pio ha portato avanti fino in fondo la sua missione, quella missione che gli era stata affidata da Dio. E allora, fratelli e sorelle, davvero questo ci deve far riflettere e ci deve spingere sempre di più ad alimentare anche noi il desiderio di assecondare la grazia dello Spirito della nostra vita. Vedete che cosa accade quando un uomo, una donna dice sì al progetto di Dio. Accadono delle rivoluzioni. Non voglio qui stare a ricordare tutta la storia della salvezza, ma pensate che cosa è successo con il sì di Abramo, che cosa è successo con il sì di Maria, che cosa è successo con il sì di Francesco di Assisi, cosa è successo con il sì di Padre Pio al progetto di Dio. E ogni nostro sì detto a Dio può rivoluzionare non solo la nostra vita, ma anche la realtà che ci sta intorno, perché Dio non può che compiere prodigi insieme a colui che si apre alla sua volontà e al dono del suo Spirito. E allora, se da una parte, carissimi fratelli e sorelle, dobbiamo avere sempre questa memoria grata per quanto il Signore ha voluto realizzare qui a San Giovanni Rotondo attraverso l'opera ministeriale di Padre Pio, dall'altra, per noi Padre Pio non deve essere solamente un modello altissimo a cui guardare. Non dobbiamo solamente guardare e stimare i santi per quello che hanno fatto, ma dobbiamo imitarli, non scimmiottare quello che loro hanno fatto, imitarli proprio in questa adesione alla volontà di Dio, perché ciascuno di noi è diverso e per ognuno di noi c'è una strada, c'è un progetto. Non importa se sia grande, piccolo, speciale, come è stata speciale la missione di Padre Pio,
L'importante è aderire con fede a questo progetto del Signore. E se ognuno di noi dicesse sì con tutto il cuore a Dio, siamo certi che cambierà la nostra vita e cambierà questo mondo. Auguri a tutti. Adesso, prima di ricevere la benedizione con la reliquia di Padre Pio, ecco, lasciamo la parola al primo cittadino, al signor sindaco di San Giovanni Rotondo, e agli inizi del suo lavoro come amministratore primo della nostra comunità cittadina, e quindi a lui va anche l'augurio e l'affidamento all'intercessione di Padre Pio perché possa illuminare lui e i suoi collaboratori nelle scelte da fare per il Paese. Grazie Padre Francesco. Il percorso ideale e reale che abbiamo fatto questa sera dal centro della città verso il santuario di Santa Maria delle Grazie raccoglie, a mio modo di vedere, l'essenza di questa comunità. Noi il 28 luglio del 1916 abbiamo avuto una seconda fondazione della stessa città. Siamo stati in qualche modo trasformati e apparteniamo da quella data a qualcosa di altro rispetto alla storia precedente. Non rinneghiamo nulla, ma è certo che la trasformazione c'è stata. Nella misura in cui riusciremo a tenere insieme la città con l'identità che poi San Pio ha saputo dare alla nostra comunità, in questa essenza troveremo probabilmente la strada per continuare a migliorarci sempre. Non possiamo fare a meno di considerare tutto questo che è avvenuto. Ringrazio i frati per la collaborazione e la riuscita di questa fiaccolata, Casa Sollievo della Sofferenza che ha partecipato anch'essa, le associazioni Deo Gratias, le associazioni di protezione civile, le comunità parrocchiali, tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita, soprattutto chi ha partecipato alla fiaccolata. Mi perdonerete se, ma credo di interpretare il pensiero della nostra comunità, se un abbraccio lo vorrei fare anche al capitano della caserma dei Carabinieri, un abbraccio della comunità per quello che purtroppo, per l'efferato eccidio che preferato omicidio che c'è stato a Roma. Capitano, la comunità vi è vicina sicuramente. Grazie a tutti quanti e l'anno prossimo renderemo questa manifestazione ancora più bella. Grazie. Padre Pio, quando è arrivato a San Giovanni Rotondo, è arrivato dietro l'invito del guardiano di allora, Padre Paolino, e in qualche modo anche attraverso il segno di questa reliquia portata fra le mani del nostro guardiano, Fra Carlo, abbiamo voluto rivedere un po', ecco, quello che è avvenuto più di 100 anni fa. Padre Pio, che è stato accolto in questa comunità dal padre guardiano e che quel momento che doveva essere provvisorio è diventato definitivo. Quindi adesso proprio al padre guardiano cediamo la parola per ricevere da lui anche la benedizione, la preghiera finale e la benedizione. Pace bene, voglio ringraziare tutti le autorità e tutti i fedeli per questa partecipazione così sentita, così corale, in questo appuntamento annuale che è diventato ormai una tradizione importante, il segno della gratitudine verso Dio che ci ha dato questo santo. Ecco, Padre Pio sarebbe potuto andare in altri luoghi, in altri posti, se Dio lo avesse voluto, ma Dio l'ha voluto piantare qui, quell'albero. Ecco, nella piazza che abbiamo inaugurato di recente ci ricorda,
Ecco che Padre Pio è quell'albero sotto i cui rami, ecco, tanti sono venuti a trovare, ecco, rifugio. E allora Dio ha voluto piantare Padre Pio qui, ecco, nel suo disegno di salvezza, di misericordia, di benevolenza, e ha fatto di questo piccolo paese, allora sconosciuto, al di fuori delle grandi vie di comunicazione, ecco, una città conosciuta oggi in tutto il mondo, meta di tanti pellegrinaggi. E allora noi vogliamo ringraziare il Signore, perché attraverso Padre Pio, come diceva il signor Sindaco, ecco, questa città è stata rifondata, è stata trasformata. Tutto quello che oggi viviamo e vediamo è opera senz'altro della presenza del servizio, dell'opera di Padre Pio in questo luogo, l'ospedale, lo sviluppo, il lavoro, le famiglie, che i giovani che si sono potuti sposare e lavorare in questo luogo. Tutto questo è grazia, ecco, dovuta alla presenza di Padre Pio. E dunque questo appuntamento direi che è doveroso, e ogni anno deve essere ancora più partecipato, perché noi dobbiamo far memoria di questo evento e ringraziarne il Signore. Come già accennava il signor Sindaco, vogliamo anche noi oggi pregare e portare nel cuore il dolore di questa famiglia per questo vice brigadiere dei Carabinieri, Mario Rega, che è stato barbaramente ucciso a Roma qualche giorno fa. Ecco, portiamo nel cuore questa ferita, questo dolore che sentiamo come nostro, e vogliamo affidarlo alla misericordia di Dio, pregare per la moglie, per i parenti, per tutta l'arma dei Carabinieri, invocare da Padre Pio la benedizione, la protezione, il conforto, la consolazione. Ora, ecco, concludiamo questo momento, questa celebrazione di fede, rivolgendo al Padre la preghiera che Gesù, nostro Signore, ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare, hai concesso al sacerdote San Pio da Pietrelcina di partecipare alla croce del tuo Figlio, e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la memoria dell'arrivo di San Pio da Pietrelcina in questa città, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Pio da Pietrelcina la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. E lo Spirito Santo, che in San Pio da Pietrelcina ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, per intercessione di San Pio da Pietrelcina, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La benedizione di Dio Onnipotente ci accompagni, e Padre Pio interceda sempre per noi. Nel nome del Signore, andate in pace. E Padre Pio sarà certamente contento se l'ultimo pensiero lo rivolgiamo alla Vergine Maria. Salve Regina, Mater misericordie, vita dulcedo, et spes nostra salve.
Ave te clamamus, exules filii Eve. Ave te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Adesso possiamo applaudire.